Gentile pubblico, buonasera e benvenuti da Rocca Porena, che si fa palcoscenico della edizione 2023 delle finali AICS dei campionati giovanili. Lo scontro che chiude il girone della giornata di oggi fra Grifone Aurelia Bianca e Città di Anzio. E allora si parte adesso. Dell'Anzio, pronto l'estremo difensore ad occuparsi del rinvio. Aniosa non è molto fortunato, occhio al pallone, subito portato via, la conclusione sul palo da parte di Esposito, del numero 1 di Anzio. Occhio intanto al disimpegno non eseguito al meglio, c'è la possibilità per Almeida, l'incrocio salva Anzio. E allora si prepara Quincy alla battuta, prepara il mancino che va a dirigersi verso il 7, la parata strepitosa da parte di Aniosa. Orizzontale, Quincy, ultimi 3 minuti di primo tempo, la combinazione con Iacono, ancora Quincy, se ne va, palla al piede, il pallone è buono per Vilica che calcia, ancora Aniosa. Intanto attenzione perché c'è la grande chance per Marafante, grande intervento da parte di Iacono. Ultimo minuto di primo tempo, Sassano va subito da Iacono, va in avanti Iacono, Calabresi in anticipo su Del Signore, c'è la conclusione. Per poco il pallone non si insacca sotto la traversa, arrivano qui due fischi che pongono fine al primo tempo, si va a riposo sullo 0-0. Arriva qui il fischio che apre la ripresa. Intanto pronto Aniosa ad occuparsi della rimessa in gioco di questo pallone, cercato subito Almeida, Calabresi, occhio al controllo, c'è Quincy che va a calciare Aniosa e poi Esposito, alto il destro. Occhio intanto ancora al recupero di Bevevino, spazio per la conclusione e questa volta sull'intervento imperfetto di Sassano arriva la marcatura della Grifone Aurelia che sblocca la partita ai 5 minuti nella ripresa con il gol di Bevevino, 1-0. Tentativo debole, Sassano riesce a farla sua. Occhio ancora ad Almeida che recupera il pallone e vuole calciare, aiutato anche dal palo Sassano. Depositare fuori questo pallone. Nuova rimessa per l'Aurelio, cercato Marafante, poi Bevevino, ancora la conclusione verso la porta! E qui manca l'intervento Sassano ed arriva così il gol che vale il più 2, il 2-0 dell'Aurelia dopo 10 minuti nel primo tempo con la firma di Lorenzo Cerchiaro, 2-0. Riesce a farla sua. Iacono si fa beffe di Almeida, avanza Iacono davanti la porta, Aniosa para, attenzione ancora Quincy sulla sfera, va da Iacono, bel dribbling e poi il mancino. Adesso sì che la partita si riapre con la marcatura di Iacono, quarta marcatura nel torneo in sole 2 partite e attenzione perché si va sul meno 1 a 4 circa dalla fine. Occhio però qui alla gestione, atterrato Marafante, intervento potremmo definire un fallo di gioco, ammesso che in queste categorie i falli di gioco abbiano senso. Intanto prendere il pallone che arriva però senza la forza necessaria, poi ancora Del Signore, non si è accorto di Esposito a destra, ad ogni modo Esposito può essere trovato adesso, si prosegue per il vantaggio. Attenzione ancora allo scippo da parte di Almeida che punta la porta, se ne va Almeida, la conclusione e arriva così il gol che probabilmente chiude la partita, torna sul più 2 l'Aurelia con la marcatura di Almeida quando mancano 2 minuti alla fine dello scontro. E dunque ancora Città di Anzio ad avere la possibilità con Esposito, il pallone all'indietro, Quincy rischia sulla pressione ancora di Almeida, questa volta Sassano salva i suoi e poi ancora Almeida, Quincy allontana tutto, ancora il pallone proposto dentro, occhio a Iacono che ha una prateria davanti a sé, avanza Iacono che poi calcia, doppietta nella partita per Iacono, torna a meno 1
la città di Anzio, il tempo è scaduto, ma vediamo se ci sarà del recupero. Arrivano qui i tre fischi del direttore di gara, vince il Grifone Aurelio Bianca che si impone con il risultato finale di 3-2.